Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Buon lunedì e per essere un lunedì estivo, insomma, un po' di carne al fuoco c'è questa mattina sui giornali. Quattro temi. Ah, uno è semplicemente un preannuncio perché si è finito di votare ieri sera per i ballottaggi, lo spoglio sarà nel pomeriggio di oggi. Naturalmente i giornali non sono in condizione, lo spoglio deve ancora iniziare, di dire alcunché sui risultati, anche se tradizionalmente in queste circostanze, diciamo, il meccanismo del doppio turno è molto favorevole alla sinistra. Però insomma, sarà sui giornali di domani che capiremo come sarà andata a Bari, a Lecce, a Firenze e così via. Per il momento affluenza bassa. Diciamo, quindi il primo tema è un preannuncio, segnatevi questa cosa per i quotidiani di domani. Il secondo tema è quello più sviluppato, ma un classico del lunedì è settimana decisiva per, e questa chissà, potrebbe essere la settimana decisiva per i famosi top jobs europei, perché giovedì-venerdì è previsto il nuovo incontro dei capi di Stato e di Governo dei 27 e si tratta di capire se verrà trovata una quadratura del cerchio. Curiosamente, per la seconda volta in un fazzoletto di giorni, divergono le linee di Stampa e Repubblica, i due quotidiani del gruppo Gedi. Qualcuno è più generoso con Meloni? No, su Meloni gli insulti sono equamente ripartiti. Però, mentre secondo la stampa anche Meloni sarebbe convinta che sia meglio a questo punto trovare una soluzione giovedì-venerdì, Repubblica dice no, Meloni è la capa del fronte del sabotaggio, di quelli che vogliono scavallare le elezioni legislative francesi che sono previste primo turno il 30 giugno, secondo turno il 7 luglio. Vedremo una serie di considerazioni. Sembra anche abbastanza univoca sui quotidiani l'ipotesi Fitto come commissario europeo. Il terzo tema ci porta proprio al citato Macron, eppure qui settimana decisiva, questa volta senza dubbio, perché domenica prossima si vota al primo turno delle legislative. Sale un pochino il partito di Macron, ma sale molto di più il partito di Le Pen-Bardella, che giunge a 36, il Fronte Popolare 28-29, i macronisti attorno al 20-22. Ricordate che la soglia di accesso al ballottaggio in Francia è 12,5%, quindi può anche realizzarsi uno scenario per cui i candidati macronisti vadano agevolmente al secondo turno, ma pure quelli di sinistra e ovviamente quelli di Bardella a Parigi, che ha 14 milioni di abitanti, ma nel resto della Francia, che ne fa 46-50, a occhio e croce i macronisti al ballottaggio non ci vanno e il ballottaggio sarà esclusivamente tra destra Le Pen-Bardella e sinistra del Fronte Popolare, con, diciamo, questa nemesi per la quale Macron finirà per appoggiare quelli che tanto lo hanno criticato a sinistra e che lui stesso aveva criticato. Quarto tema, che fa l'apertura di Libero, Salis che non lascia mare a doppia. Ah, ieri sera, poco prima delle 10, la Salis ha ripreso il telefono in mano, il suo account Instagram, per rilanciare, per dire che occupare significa resistere, e poi, signora mia, occupare è anche un'attività logorante, ha ben commentato il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, siamo all'anticamera della richiesta di un reddito, di un sussidio, ma non vorremmo dare suggerimenti a qualcuno. Vedremo, Libero fa l'apertura e un ampio approfondimento su tutta questa vicenda. E naturalmente c'è anche un po' di politica estera, con fatto di sangue in Daghestan, estremisti islamici che colpiscono una chiesa e una sinagoga, e invece l'offensiva, in questo caso ucraina, su Sebastopoli e in Crimea, con la Russia che accusa l'America e la NATO. Oh, e poi anche qui settimana decisiva, perché tra qualche giorno c'è il primo dibattito Trump-Biden e vedremo che Trump dice anche di avere scelto il suo running mate, il suo compagno di corsa, però sono due scelte molto diverse, speriamo sia Marco Rubio, altrimenti c'è l'ipotesi J.D. Vance, speriamo bene.
Va bene, e allora incamminiamoci. Le aperture: Libero, l'incredibile Salis, occupare e resistenza. Ilaria insiste sulla strategia degli abusivi, il PD non prende le distanze e si capisce perché, dati e documenti politici del partito di Schlein. Vedremo tutto tra poco. Giornale su se stesso e sul suo 50° anno, il Giornale 50 con il logo che i lettori del quotidiano di Sallusti hanno imparato a conoscere. Oggi, mezzo secolo fa, Montanelli e i suoi giornalisti realizzavano il primo numero, così il Giornale. Andiamo a vedere il Tempo, schifezza sarà lei, con Cerno che risponde a Fratoianni sulla vicenda Salis, eccetera. Polemica interessante. Peccato che al Tempo sia sfuggito oggi e sia sfuggito ieri di ricordare quale sia il giornale che ha sollevato la vicenda della casa occupata Salis. È stato Libero. Diciamo, al Tempo è sfuggito ieri, è sfuggito oggi, chissà se sfuggirà anche domani. È una vicenda curiosa perché qua non, diciamo, tendenzialmente non ci sfugge niente e citiamo sempre tutti. Poi diciamo, ci sta quello che fa rassegna e non legge Libero perché non si sa, quell'altro che non cita Libero perché non si sa. Direbbe De Sica, ma che è sta cafonata? Noi qua citiamo tutti. La Verità. Padroni, sindacati, indiani, chi lucra sui nuovi schiavi dietro la morte orribile di Satman Singh, così l'apertura della Verità. Corriere della Sera, sfida nelle città per i ballottaggi, affluenza in calo. Domani, il PPE non segue l'estrema destra, siamo noi l'alternativa a Meloni. E chi è che parla? È il leader dei Verdi all'Europarlamento che dice, eccoci qua. Il Fatto Quotidiano, foto del ministro della giustizia, giustizia, i disastri di Nordio, bugie e leggina svuota carcere, impunità, il ministro mente sull'abuso d'ufficio in UE e annuncia nuovi bavagli. E come antidoto potete prendere il Foglio che è invece un ampio approfondimento, assai ben fatto a cura di Hermes Antonucci, per l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Quindi nella settimana in cui si va al voto su questa cosa, il Foglio con Hermes Antonucci a favore, il Fatto diametralmente opposta alla linea, contro. Quotidiano Nazionale, missili sulla Crimea, Putin accusa gli USA. E poi andiamo ai due quotidiani del gruppo GEDI. La Stampa, nomine UE, Orban a Roma, i popolari aprono a Meloni. E invece Repubblica c'ha sotto la testata un altro tema che vedremo, autonomia, i dubbi del Quirinale, vedremo come mettono le cose Breda, Fraschilla e Magri. Ma il titolo principale è sull'incontro Meloni-Orban, tramenere contro l'Unione Europea. Aspetta che te lo rileggo. Che fanno Meloni e Orban? Fanno un incontro, prendono un caffè, ragionano, come è probabile si dividono, nel senso che Orban non entrerà nel gruppo ICR. No, fanno le trame nere contro lui. Quindi il lunedì si apre con le trame nere. Non osiamo pensare cosa accadrà martedì su Repubblica. Va bene, allora cominciamo da Libero. E dove sta? Eccolo qua. Allora, l'incredibile Salis, occupare e resistenza, e vi spiega tutto Michele Zaccardi a pagina 2 con questo post su Instagram, occupare parte della nuova resistenza e poi occupare anche un'attività logorante, uno deve arredare con, diciamo, con quello che trova, insomma vuole anche suscitare empatia la Salis. In prima e poi gira in tre chi vi parla, ma dice, ma come mai il Partito Democratico è silenzioso sulle tesi di Sant'Ilaria fatte proprie anche da Fratoianni? Come mai non prende le distanze? È presto fatto, perché andando a vedere i documenti del Partito Democratico viene fuori che giugno 21 primarie per il sindaco di Roma, dove fanno il dibattito quelli della sinistra? Nel centro sociale occupato Spin Time, palazzo occupato con una storia di illegalità pazzesca, eccetera. Vince Gualtieri, mozione in comune, dare la residenza agli occupati. Giugno 22, documento parlamentare di una decina di parlamentari PD più autorevoli, pure lì per rinviare gli sfratti, abbassare forzosamente gli affitti, tutta una serie di cose.
Attenzione, rullo di tamburi, inizio 23, mozione congressuale della Schlein, c'è dentro una parte sulla requisizione delle case sfitte, quindi c'hai casa tua, l'hai pagata, ci paghi le tasse, però non vuoi affittarla, non riesci a affittarla, zacca, arriva la Schlein e te la sequestra, e da ultimo la Jihad sugli affitti brevi nel piano casa PD. Allora, capite bene le conclusioni di Libero, il piano casa del PD è quello della Salis, cambia il linguaggio che è più naturalmente pretesco, ipocrita nel caso del PD, è tutto ammantato di esigenze sociali, ma la proprietà privata non è sacra per niente. Fabio Rubini, sui passi delle regioni verso l'autonomia, che succede? Fausto Carioti è il pezzo più serio sull'incontro Meloni-Orban e Carioti vi spiega la chiave della separazione consensuale. Ci sono punti d'intesa, ma ci saranno collocazioni diverse all'Europarlamento. Assolutamente da leggere Annalita Di Giorgio su Emiliano e la girandola di Emiliano, perché allora è riuscita a rompere il silenzio durante il voto a favore dei candidati amici suoi. Ci sono state irregolarità nel voto, eccetera. Pure lui giravolta sull'autonomia perché aveva presentato un provvedimento pro autonomia, poi è diventato selvaggiamente contro. Altro mostro è la giornata, torna Alessandro Di Battista e ritratto molto godibile che ne ha fatto Maso Montesano, foto di Di Battista avvolto nel bandierone palestinese. Di Battista, ricorderete, bisognava trattare con ISIS, poi è andato in Venezuela e Sud America, Centro America, eccetera, poi è andato in Iran, poi è andato in Russia, poi Gaza, cioè proprio basta che siano dittatori o terroristi e diciamo c'è un interesse di Dibba che si attizza. Nei commenti Patricelli su Putin che accusa gli americani dell'attacco ucraino in Crimea e Pietro Senaldi sulla storia, obiettivamente un caso assurdo di un ex assessore di un comune pugliese, Vicellino San Marco, lui si chiama Gabriele Elia, che ha ricevuto una condanna molto discutibile, 1.000 euro, insomma una cosa per presunta corruzione. E sta di fatto che questa cosa già fragile è arrivata ora in Cassazione dove si ritroverà uno che aveva sostenuto l'accusa in primo grado. E naturalmente Elia e Senaldi con lui mostra, diciamo, l'assurdità di questa vicenda. Legnani, approfondimento sugli Stati Uniti, ma non i 50 stati, i 7 stati in bilico. Come stanno le cose in quei 7 stati? In 6 su 7 è in vantaggio Trump. Francia, Nicolato su Macron che non molla, ma Le Pen che sale in modo significativo. Stefanini, alla Mecca siamo arrivati a 1.300 fedeli morti di caldo. Poi io non posso assolutamente commentare questa cosa. Vi segnalo però il pezzo interessante di Stefanini su questa cosa, la festa del sacrificio, eccetera. Sono anche sotto accusa i tour operator filo islamici che a prezzi stracciati, diciamo, danno biglietti per andare a morire sostanzialmente nella calca e o nell'attesa di paradisi, eccetera. E poi due segnalazioni conclusive dalla cultura, ma sono due pezzi davvero bellissimi. Francesco D'Amato sui 50 anni del giornale, ricordando Montanelli, e poi una recensione molto bella e molto cavalleresca che Mario Secchi fa del libro di Antonio Padellaro, edito da PM, Solo la verità lo giuro, e Secchi fa una cavalcata su un libro che è a sua volta una cavalcata sui decenni di storia professionale di Padellaro e Secchi coglie un aspetto che per alcuni è anche sorprendente. Padellaro, fondatore del Fatto, ha una storia all'Unità, all'Espresso, di giornalismo molto schierato, very opinionated, direbbero i competenti. E però il libro è spiritoso, ironico, con una sua leggerezza che lo fa leggere e apprezzare come ha fatto Secchi. Allora, Salis, Libero vi dice tutto, Tempo vi dice solo della polemica di Cerno con Fratoianni. Fratoianni ha detto è una schifezza il titolo che ha fatto il Tempo l'altro giorno e Cerno giustamente si risente.
Sulla stampa la professoressa Saraceno condanna solo a metà questa cosa delle occupazioni e la riconduce al tema della casa intesa, dice lei, come lotta fra poveri. Vediamo come la Saraceno riesce a essere mezza mezza sulla Salis, che lei chiama Sales, non sappiamo perché, ma insomma, la Saraceno sa qualcosa che noi non sappiamo. Oh, se la professoressa Saraceno la chiama Sales, vorrà dire qualcosa. I movimenti per la lotta per la casa, a cui Ilaria Salis rivendica l'appartenenza, nascono in risposta a questa situazione che negli ultimi anni si è fatta sempre più drammatica, soprattutto nelle grandi città. È meritorio che cerchino di organizzare una domanda sociale facendo uscire dall'isolamento e dalla solitudine chi manca anche di quel bene essenziale che è un'abitazione decente. Farlo occupando abitazioni di edilizia popolare, in sprezzo alle graduatorie, di fatto negando il diritto di chi stava in coda, mi sembra nel migliore dei casi una variante nella guerra tra poveri più o meno prepotenti e organizzati, dove a perdere è sempre il più debole. Quindi, diciamo, la professoressa tempera con questa critica l'osservazione che faceva: è meritorio, però se fa così. Cioè, solo dettagli, noi siamo, come è noto, persone cattive e attente al dettaglio, ma farlo occupando abitazioni di edilizia popolare in spregio alle graduatorie non va bene. E se invece fosse occupando abitazioni private, professoressa, mica vorrà dirci che quelle pubbliche non si possono occupare e quelle private. No, sicuramente è stata una svista, un'omissione della professoressa. Non possiamo dubitare del fatto che per la professoressa Saraceno anche occupare edifici privati non va bene, vero, no? Speriamo. La questione dell'Unione Europea. Allora, come va questa settimana di trattative? È qui che c'è il grosso della rassegna di oggi. Corriere della Sera, pagina 5. Francesca Basso, il piano Ursula alla conta finale, la ricerca di voti tra Meloni e i Verdi. E poi nella pagina accanto Marco Galluzzo che va sulla cosa che ormai da un paio di giorni sembra abbastanza chiara, diciamo il casting per individuare il membro italiano della futura commissione sembra ormai concentrato sul ministro per la coesione, il PNRR Fitto, che andrebbe ad avere l'equivalente, diciamo così, a livello europeo della delega che c'ha in Italia e sarebbe anche uno dei vicepresidenti della commissione. Così Galluzzo sul Corriere della Sera. Ma andiamo a vedere questa discrasia tra stampa e Repubblica non solo sulla tempistica, ma anche sulla strategia di Meloni rispetto alla possibilità di raggiungere un'intesa tra giovedì e venerdì. Francesco Olivo, pagina 6 della stampa, nomine UE, accordo vicino, il PPE apre a Meloni, e qui si cita una dichiarazione di Antonio Tajani, in questo caso come esponente del PPE, che dice: ma noi del PPE dovremmo dialogare non con i Verdi, ma con i conservatori. Però attenzione all'altra parte, di nomine. Si è discusso venerdì scorso in un vertice ristretto a Palazzo Chigi alla presenza di Meloni, il vicepremier Tajani, con i due sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Nella riunione, alla quale non ha partecipato l'altro vicepremier Salvini, contrario al bis di von der Leyen, è emersa l'esigenza di lavorare in maniera più coordinata nei negoziati a Bruxelles. L'analisi che si fa nell'entourage di Meloni è che alla gran parte dei governi europei conviene uscire venerdì con un accordo, perché da domenica, con il risultato delle legislative in Francia, può succedere di tutto. La fretta, quindi, è un fattore che potrebbe forzare le due grandi famiglie europee ad aprire un dialogo con il sostegno, con il governo italiano. A sostegno di questo nuovo ottimismo ci sono anche dei segnali arrivati nelle ultime ore e le dichiarazioni dei popolari pro Meloni. Quindi Francesco Olivo ci dice: Meloni ha scelto Fitto, questo lo dice pure la stampa, pure il Corriere, e però vede di buon occhio l'accelerazione che gli altri fanno perché potrebbe indurli ad aprire all'Italia. Questa tesi della stampa. Andiamo sul quotidiano cugino, Repubblica, tramenere contro l'UE in prima, ma occhio soprattutto a pagina 2. Meloni riceve Orban a Roma per far slittare le nomine UE. Quindi come no? Ma Meloni era d'accordo per far presto sulla stampa? No, su Repubblica il contrario. La Premier vuole congelare il bis di von der Leyen in attesa del voto in Francia. Così alza la posta Lorenzo De Cicco. E
Sentite la mancanza di una intervista al responsabile esteri del PD provenzano per dire che Trump e i sovranisti minacciano le libertà. Se sentite questa mancanza, la mancanza è risolta a pagina 2 di Repubblica. La dichiarazione, diciamo, pro Meloni e conservatori di Tajani è anche valorizzata a pagina 6 del giornale da Francesco Giubilei. Nella medesima pagina c'è un'analisi di Augusto Minzolini che vi segnalo. Dice Minzolini: ma guarda che sarebbe interesse, al di là delle dispute di politica interna, al di là delle contrapposizioni, diciamo, domestiche, sarebbe interesse di tutti, maggioranza e opposizione, lavorare insieme in Europa per l'individuazione del commissario europeo, per l'individuazione degli altri incarichi, insomma provare a fare squadra anche quando in Italia si è divisi dallo spartiacque maggioranza-opposizione, così Augusto Minzolini, che evoca anche, Minzolini è una riga, dice la stessa questione Letta come ipotetico candidato alla guida del Consiglio europeo non dovrebbe essere vista male, dice Minzolini. Questo discorso è sviluppato anche dal professor Orsina, sentito dal quotidiano nazionale, Bruno Mirante che lo intervista, e Orsina fa addirittura un passo in più e dice sulla ipotesi di Letta alla guida del Consiglio europeo al posto dell'altro socialista Costa, quel posto deve andare a un socialista, quindi comunque a qualcuno che siede dall'altra parte della barricata. Se la scelta dovesse ricadere su un italiano, con cui peraltro la Premier ha ottimi rapporti personali, sarebbe meglio che se ricadesse sul candidato portoghese, con cui il rapporto istituzionale sarebbe tutto da costruire. Non sappiamo, perché poi comunque la cosa sarebbe comunque un dito nell'occhio del governo italiano, quindi noi delle perplessità ce l'avremmo sulla, diciamo, nettezza con cui Orsina dice meglio Letta di un altro. Invece ci convince forse di più il ragionamento di Minzolini, che dice al di là dei nomi sarebbe bene che i partiti italiani questa partita la giocassero insieme, non in termini conflittuali. Visto che abbiamo citato il professor Orsina, oggi sentito dal Quotidiano Nazionale, gli risponde sul quotidiano del quale sono entrambi collaboratori, La Stampa, Massimiliano Panarari. Orsina aveva detto ieri, in questo caso in modo convincente, a me pare, cioè, guardate, però voi descrivete i partiti di destra europea come se fossero Gengis Khan, purtroppo non sono molto liberali, ma sono partiti legittimi, democratici, anzi sono un incalanamento della delusione degli elettori verso i partiti tradizionali europeisti. Apri, dicevo, a queste cose di grande buonsenso scritte da Orsina risponde Panarari dicendo no, le nuove destre non saranno un mostro, ma stanno minando la democrazia. Quindi invece la democrazia te la salvano quelli che in Italia hanno votato governi che nessuno, che hanno scelto nei palazzi governi che nessun italiano aveva votato. Oggi è molto presente anche un altro politologo, Lorenzo Castellani, che è sentito da Fabio Dragoni sulla Verità e poi firma il suo commento del lunedì su Domani. Ed è un commento critico ma fondato, a me pare, nei confronti del governo. Naturalmente la titolazione di Domani è estremamente ostile al governo, il vicolo cieco del governo. Castellani è più sfumato nel ragionamento, però la critica c'è ed è fondato, dice, ma guardando a prima vista tu vedi tre riforme di valenza costituzionale, l'autonomia, il premierato, la separazione delle carriere, però in realtà, dice Castellani, i motori sono più fermi che accesi su una serie di altri temi, soprattutto sui temi economici. Autonomia, allora è partita la cosa Sergio non firmare, e oggi c'è un'operazione molto sofisticata, sicuramente spontanea, perché voi sapete che i quirinalisti e i giornali italiani scrivono in modo spontaneo, non c'è nessuno che dia loro indicazioni, quindi spontaneamente i quirinalisti vi dicono no, non sta scritto da nessuna parte che Mattarella non firmi la legge sull'autonomia, però se voi leggete tra le righe,
la notizia è che Mattarella intende prendersi un sacco di tempo per l'esame di tutti gli aspetti della legge, le parti finanziarie. Marzio Breda, il faro del Colle sulla riforma, il faro, tempi lunghi per l'esame. Pressioni sul garante erano prevedibili, Sergio Mattarella ha avuto appena il tempo di vedersi recapitare il disegno di legge sull'autonomia che si è subito sentito chiedere di rinviarlo alle Camere. Breda dice no, questo non... Però, tanto più se si tratta di una legge di sistema, serve, come succede per ogni provvedimento, specie se è molto complesso, un'analisi rigorosa fino alle virgole, per la quale agli uffici giuridici del Colle e allo stesso capo dello Stato non possono bastare pochi giorni. E questo stesso concetto è spiegato anche da Ugo Magri, casualmente con le stesse parole, ma è sicuramente una coincidenza. Il faro, aveva detto Breda, e sulla stampa, autonomia, il faro del Quirinale, sto faro acceso, nei vecchi gialli c'erano gli interrogatori che avvenivano sparando un faro in faccia all'interrogato, quindi un faro in faccia a Calderoli, diciamo, il faro del Quirinale Ugo Magri, e la cosa si fa ancora più, il faro si fa ancora più, diciamo, a luce intensa su Repubblica, autonomia, i dubbi del Quirinale. I dubbi del Colle sull'autonomia, sotto attento esame, norme e coperture. Il Quirinale si prenderà fino a 30 giorni. Antonio Fraschini. Sui grillini, due cose da segnalare. Allora, De Angelis su La Stampa, che dice, guarda che qua tutta l'operazione Campolargo è nelle mani di Conte, cioè nella debolezza nella quale Conte oggi si trova nel Movimento 5 Stelle, resta difficile capire, in fondo Conte dopo l'Europea ha parlato solo sul Fatto Quotidiano per chiedere scusa per la parentesi Draghi e per dire che l'approfondimento in casa Grillini era concluso, ma questo suo silenzio non è una certezza sulle sorti del Campolargo, dice De Angelis. E sul Fatto Quotidiano oggi chi è che scrive? Scrive nella rubrica della posta un ex senatore, uno che è stato parlamentare due volte per il Movimento 5 Stelle, Airola, che rivendica una sua storia, diciamo, avrebbe detto Ligabue da mediano, dice non ho fatto il ministro, però ho seguito il Movimento 5 Stelle sin dall'inizio, l'ho difeso, e sembra prendersela con chi ne è uscito, con chi critica, e conclude con in stile grillino, che classe veramente, oggi è il giorno della gran classe. Di noi non leggerete mai nulla, non ci vedrete in TV, ma esistiamo, non siamo pochi e non staremo zitti. Contestatori professionisti, presenzialisti TV, scomparsi e riciclati, sentenziatori seriali con la verità sempre in tasca, per me possono seguire una direttiva fondante del movimento, andare a fanculo. Così. Devo dire, il dibattito tra i grillini prende una piega elevatissima e vedrete che politologi studieranno questo testo di Airola che dice a chi la pensa diversamente date a fanculo. Può essere un modo per, diciamo, sbloccare le riunioni politiche. Quando c'è un impasse mandate a fanculo gli altri e vedrete che vabbè. Elly Schlein, ma alla fine il Partito Democratico avrebbe il maggior numero di deputati nel gruppo dei socialisti, quindi sarebbe naturale che spettasse a un italiano il ruolo, diciamo, di capogruppo europeo, e infatti si agitavano Zingaretti, Nardella, Bonaccini, eccetera, a cui, ve lo ricorderete, l'avevamo letto la scorsa settimana in rassegna, noi che siamo maliziosi, avevamo fatto notare questa cosa della Schlein che dice tranquilli, tratto io, non trattate in autonomia, mi faccio carico io delle vostre istanze. Vedi come si è fatta carico lei delle vostre istanze? Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, ci fa sapere che la Schlein ha detto che alla guida del gruppone socialista le va benissimo una spagnola che già c'era, quindi supposta per Zingaretti, Nardella e Bonaccini.
invece per il momento la segretaria del PD ha chiesto e ha ottenuto dai leader del gruppo socialisti e democratici che la sua fedelissima Camilla Lauretti diventi vice della Garcia Perez. Quindi il massimo che ha ottenuto è che il PD guiderà il gruppo da metà legislatura. Intanto va benissimo la spagnola, cioè, ma ci aveva telefonato Nardella, ci aveva telefonato Bonaccini, ci aveva telefonato... No, mettete, come si chiama, Camilla Lauretti. Molto bene. Saranno contenti Bonaccini, Nardella, eccetera. Esteri, vi ho detto del Dagestan e vi ho detto di Sebastopoli. Su Trump vi ho detto della possibile scelta tra Rubio e J.D. Vance come numero due del ticket, ma sul Libero trovate anche i sondaggi negli stati in bilico. Segnalazioni conclusive, allora, sul Foglio Hermes Antonucci contro l'abuso d'ufficio, quindi per eliminarlo, Il Fatto invece per mantenerlo, e sulla Stampa inevitabile intervista a Busia, dice un errore cancellare l'abuso d'ufficio, e quindi subito il presidente dell'anticorruzione che entra a gamba tesa sul ruolo del Parlamento. Sulla Stampa è oggi edizione immigrazionista, Giorgia Linardi, la portavoce di Sea-Watch, appena arriva l'estate, diciamo, l'esercito fa il cambio di stagione il 1° giugno, la Stampa un po' più avanti, oggi è il 24 giugno, arriva mare, tempo di sbarchi, arriva la Linardi, il canto soffocato della speranza, e accanto la Fornero, non possiamo fare a meno dei migranti. Ecco, quindi immaginate di essere uno del nord-ovest che magari è un po' preoccupato dal legame tra immigrazione fuori controllo, sicurezza, criminalità. No, vi dicono la Linardi e la Fornero, troppo pochi questi migranti. E infine, qualunque giornale sceglierete di prendere, la tragica disavventura del ministro San Giuliano, che ha spiegato che Cristoforo Colombo, mentre andava in America, pensava di andare in India, ma aggiunge tragicamente San Giuliano, seguendo le teorie di Galileo Galilei. Peccato che Galileo Galilei nacque 60 o 70 anni dopo la scoperta dell'America. È naturalmente inevitabile, dopo sta figura, la sputtanata generale sui social, e siamo peraltro alla vigilia del premio Strega, dove, ricorderete, San Giuliano fu bullizzato l'anno scorso dalla Cucciari con la cosa a letto, non a letto, sti libri, insomma, non fu una scena gloriosa. C'è il rischio che, diciamo, la scena si ripeta. Vedremo. Finisce qui la puntata di oggi di Occhi al Caffè. Non dimenticate di passare in edicola a prendere Libero, oppure sito liberoquotidiano.it, oppure app. Buona giornata.